Bentrovati a questa edizione del TG Giorno. Apriamo subito con il processo iniziato ieri a Roma in Cassazione per il disastro ferroviario di Viareggio. C'è stato subito un primo colpo di scena. Il procuratore generale ha infatti richiesto un nuovo processo d'appello per l'ex AD di Ferrovie dello Stato italiane, Mauro Moretti. Ci racconta tutto Federico Conti. È iniziato questa mattina il processo presso la Suprema Corte di Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. I giudici della quarta sezione, entro pochi giorni, al massimo entro sabato, decideranno se confermare o rinviare, anche solo parzialmente, alla Corte di Appello di Firenze la sentenza di condanna pronunciata il 20 giugno 2019 per i vertici delle ferrovie e delle aziende italiane e tedesche coinvolte nell'esplosione del vagone cisterna. Per la prima volta dall'inizio del processo non sono presenti i familiari delle vittime, costretti a Viareggio dalle restrizioni anti-Covid, essendo la Toscana ancora zona rossa. A nulla è servito l'appello rivolto nei giorni scorsi alle istituzioni affinché fosse concesso loro di assistere ai lavori, in presenza o via streaming. I familiari si sono ritrovati di fronte al municipio di Viareggio per un sit-in di pochi minuti. Noi adesso sappiamo che gli avvocati sono in aula e sappiamo che i telefoni non funzionano. Cioè, per noi è un'angoscia incredibile, manco ci possono dire le cose se non escono da quell'aula. Siamo devastati, veramente siamo devastati. Io mi auguro che quei giudici abbiano capito che cosa è successo a Viareggio il 29 giugno del 2009. È un processo che riguarda la sicurezza di tutto il paese, dei treni bomba che viaggiano ancora quasi nelle stesse condizioni. Non è solo per noi. Faremo una presenza virtuale, chiediamo a tutti di esserci, di starci vicino e di venire a contattarci tramite, appunto, lo comunicheremo tramite la nostra pagina dove poter fare e come poter fare per starci vicino in questi 3 giorni. Chi portandoci un saluto, chi chiedendo informazioni. La sentenza di appello di Firenze aveva confermato la maggior parte delle condanne già stabilite dal Tribunale di Lucca, fra cui Mauro Moretti, Michele Lì e Vincenzo Soprano, i top manager delle ferrovie italiane. In Cassazione sono presenti solo legali delle parti. A livello istituzionale, l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli e il senatore viareggino Gianluca Ferrara. Le 32 vittime e i familiari devono ricevere giustizia, senza scorciatoie. Il nostro paese si è avuto purtroppo troppa difficoltà, anche da parte della magistratura, a condannare i responsabili di certe stragi. Da questo processo deve giungere un segnale forte, non solo per Viareggio, ma per l'intero paese, perché nessuno può e deve rimanere impunito. E sulla proposta del procuratore generale della Cassazione si è espresso anche il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. Allora sentiamo anche il commento di Massimiliano Piagentini. La reazione è stata sconcertante, sconcertante perché oltretutto la Procura Generale ha aperto con affermando tutti i temi che sono quelli della sicurezza, che sono quelli della mancanza di sicurezza, che sono quelli del non aver abbassato le velocità per non correre quel rischio, del fatto che è un incidente sul lavoro, quindi la Procura era partita con tutti i crismi giusti perché erano quelli che le altre procure avevano, di cui si sono occupati nel primo grado in appello, hanno lavorato per anni per portare, diciamo così, davanti ai giudici quello che è la verità dei fatti. E confermando tutte queste parti e tutte le condanne a tutti gli altri amministratori, non si capisce come mai quando è arrivato Moretti, o forse si capisce, quando è arrivato Moretti ha cambiato completamente il regista, e questo è stato veramente una cosa che non, cioè, si capisce bene, ma è schifosa. È schifosa perché rappresenta un cambiamento totale di rotta, ma purtroppo ci dà il segnale che c'è qualcosa che non torna. Quindi veramente tutti condannati, meno che chi è il più alto grado di responsabilità, viene rinviato, diciamo così, a ridiscutere la pena in appello. Ecco, questo è una cosa che non torna assolutamente. Questa è una richiesta, naturalmente si attende la sentenza, ma quanto siete fiduciosi a questo punto? È chiaro che adesso si deve esprimere il Tribunale, questa è la richiesta del PG, però il Procuratore Generale, che è l'accusa, se è quello che affianca praticamente quello che è l'imputato, a noi chiaramente la cosa non torna per niente. Del processo per il disastro ferroviario si è parlato anche ieri sera nel corso della trasmissione Botta e Risposta. Allora sentiamo gli ospiti di Federico Conti, che cosa hanno detto.
È stata una puntata di botta e risposta incentrata principalmente sulle reazioni alle richieste avanzate dal procuratore generale durante il processo di Cassazione per la strage di Viareggio, quella andata in onda mercoledì sera su Noi TV. Collegati con Federico Conti sono intervenuti l'assessore regionale Stefano Baccelli e l'avvocato dei familiari delle vittime Tiziano Nicoletti. Una richiesta, quella di ripetere il processo di appello per Mauro Moretti, che ha provocato reazioni di rabbia e frustrazione tra i familiari e tra i rappresentanti istituzionali, Baccelli in primis, che si è detto assolutamente spiazzato dalla richiesta del procuratore generale. A cercare di tenere i piedi per terra e a consigliare di non lasciarsi travolgere dalle reazioni dettate dall'emozione del momento è stato l'avvocato Nicoletti. Capisco che la richiesta di annullamento con rinvio per quanto riguarda l'imputato Moretti abbia suscitato un po' di sconforto, un po' di clamore, però io invito tutti innanzitutto alla calma, nel senso che si tratta delle richieste della pubblica accusa e non si tratta ancora della sentenza. E poi invito anche a guardare tutto l'altra parte delle richieste del procuratore generale. Il procuratore generale di fatto ha chiesto la conferma e quindi la condanna di tutti gli imputati, la conferma di tutta la sentenza e di tutto l'impianto accusatorio. Probabile, secondo Nicoletti, che la discussione di fronte alla Corte di Cassazione occuperà ancora alcuni giorni e probabilmente la sentenza definitiva slitterà di qualche giorno. Ma quello che più preoccupa se dovesse essere accolta la richiesta di annullamento con rinvio è la prescrizione per alcuni dei reati per cui Moretti è imputato. Un annullamento con rinvio, oltre che ad esporci a dover riaffrontare un grado di appello e un eventuale grado di Cassazione, ci espone sicuramente anche a dover fare i conti con la prescrizione. E cambiamo decisamente pagina, ci spostiamo a Lucca, dove la polizia di Lucca ha rintracciato un ragazzo di 16 anni originario di Livorno che era scappato di casa dopo un litigio con i genitori. I primi accertamenti effettuati sul cellulare lo segnalavano appunto a Lucca, per cui la questura di Livorno ha contattato quella lucchese fornendo la descrizione degli abiti del giovane che dopo circa mezz'ora di ricerche è stato rintracciato sulle mura dalle volanti. Una volta individuato il giovane, che corrispondeva alla descrizione, con la scusa di un controllo e dell'autocertificazione, gli agenti lo hanno identificato riscontrando che si trattava proprio di lui, per cui lo hanno accompagnato in questura dove hanno atteso l'arrivo dei genitori da Livorno. Adesso torniamo a parlare del progetto di riqualificazione dell'ex Manifattura Sud. Torna a farsi sentire in proposito anche la voce di Confcommercio, che sostanzialmente si dice favorevole all'ipotesi progettuale presentata da Fondazione Cassa di Risparmio e Coima. Nel dibattito sul recupero dell'ex Manifattura Sud torna a farsi sentire la voce di Confcommercio. L'associazione dei commercianti era rimasta a lungo in silenzio, ma adesso con un comunicato ufficiale ribadisce in sostanza la propria posizione favorevole all'ipotesi progettuale di Fondazione Cassa di Risparmio e Coima, per una ragione in particolare. Appare l'unico progetto realmente concretizzabile. Alternative davvero percorribili per Palazzo Sani non ce ne sono. Secondo Confcommercio, si legge nel comunicato, il recupero dell'immobile può rappresentare anche la soluzione al problema dei parcheggi in città. In realtà i commercianti di posti auto ne vorrebbero di più e stanno spingendo per ottenerli. Ma meglio puntare comunque su questo progetto che su alternative magari all'apparenza migliori, ma prive di solide basi economiche. Le critiche al progetto di Fondazione Coima sono legittime, per carità, spiega Confcommercio, ma perché siano anche costruttive vanno accompagnate dalla presentazione di alternative sostenibili economicamente. E invece l'associazione osserva che il tempo sta passando mentre si creano solo intralci all'unica proposta concreta disponibile. Confcommercio teme che se il progetto Fondazione Coima dovesse naufragare e questi due soggetti dovessero ritirarsi dalla partita, la ex manifattura sia destinata a rimanere in stato di degrado e abbandono per chissà quanti anni. E sarebbe una notizia tremenda per Lucca, conclude Confcommercio. Certi treni, una volta passati, non tornano più.
Michela Fucile, presidente di Confartigianato e Imprese Lucca, è stata nominata vicepresidente toscana dell'Organizzazione degli Artigiani con delega alle infrastrutture, mobilità e governo del territorio. Il nuovo presidente toscano è invece Luca Giusti di Prato e gli altri vicepresidenti sono Giovanni Lamioni di Grosseto e Alessandro Sorani di Firenze. Cambiamo pagina, torniamo a parlare del Covid-19, dei sussidi stanziati alle attività commerciali e alle famiglie di Castelnuovo Garfagnana. In arrivo nuove misure di sostegno per le attività commerciali e le famiglie di Castelnuovo Garfagnana dopo gli interventi messi in campo la scorsa estate a pochi mesi dal termine del primo lockdown. Con la consapevolezza del difficile momento che stiamo attraversando, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tagliasacchi ha stanziato nuove misure a favore di coloro che hanno subito danni economici e oggi sono in difficoltà. Dopo l'istituzione di un fondo da 50.000 euro e l'abbattimento della parte variabile della Tari per il periodo di chiusura delle attività commerciali imposto dal governo a fronte dell'emergenza, l'amministrazione comunale è riuscita a reperire nuove significative risorse a ristoro della tassa, sia a favore delle attività commerciali che delle famiglie disagiate, per un importo di 160.000 euro. Sì, per far fronte a questa situazione emergenziale che perdura a causa del Covid, abbiamo reperito queste risorse che sono importanti e significative. 100.000 euro vengono stanziati a ristoro della Tari per quanto riguarda le attività commerciali del nostro territorio e restanti 60.000 sempre a ristoro della Tari in favore delle famiglie disagiate del nostro comune. Allora, per quanto riguarda le attività commerciali che già hanno partecipato al nostro bando dello scorso luglio, il ristoro avverrà in automatico. E allo stesso tempo riapriremo il bando per alcuni giorni affinché alle stesse condizioni le attività commerciali che per qualunque motivo non avessero presentato domanda all'epoca potranno presentarla ora per accedere appunto al ristoro della Tari. Per quanto riguarda invece i nuclei familiari, il ristoro della Tari verrà erogato sulla base di bando che viene predisposto dall'ufficio congiuntamente alla erogazione degli aiuti alimentari. Infatti i 60.000 euro destinati ai privati si uniranno ai 30.000 già assegnati dal governo centrale. Il caso di positività al Covid-19 comporta anche il cambiamento del modo di conferire i propri rifiuti. Allora scopriamo nel servizio le regole da adottare. In caso di positività al Covid-19 cambiano le regole per il conferimento dei rifiuti. La prima cosa da fare quando il tampone risulta positivo è interrompere la raccolta differenziata e gettare tutti i rifiuti in un unico sacchetto. Sarà poi Sistema Ambiente, che riceve periodicamente dalla ASL i contatti dei nuovi positivi, a contattare entro 24-48 ore gli interessati per informarli sulle procedure da osservare. Qualora, a causa di un ritardo nella trasmissione dei dati, la comunicazione non arrivasse, sarà l'utente, trascorse le 48 ore dall'esito del tampone, a informare Sistema Ambiente attraverso il numero WhatsApp 333-6126-757, indicando nome, cognome e indirizzo. Una volta stabilito il contatto, l'azienda fornirà il kit per il conferimento dei rifiuti e contestualmente concorderà i giorni in cui saranno effettuati i ritiri speciali. Tutti i rifiuti domestici andranno quindi conferiti come RUR, raccolta indifferenziata, utilizzando il kit fornito. Una volta riempito, l'apposito contenitore dovrà essere chiuso ermeticamente, usando guanti monouso. Sistema Ambiente raccomanda di attenersi scrupolosamente a questo ultimo passaggio per tutelare la salute dei suoi addetti. Queste indicazioni dovranno essere seguite dall'intero nucleo familiare, qualora non sia possibile isolare completamente in casa la persona risultata positiva. Quando l'utente risulterà negativizzato, quindi non più positivo al Covid e non più soggetto al regime di quarantena, dovrà darne comunicazione al Sistema Ambiente attraverso il numero 333-6126-757 e potrà tornare a conferire i rifiuti secondo le normali regole della raccolta differenziata. Questa era l'ultima notizia della nostra prima parte, ci fermiamo qualche istante e poi torniamo con la pagina sportiva.